Siamo con Irene e Linda, guide ambientali del Bosco Nordio. Raccontateci un po' del bosco, raccontateci anche delle attività che avete intenzione di fare per questa stagione. Primavera. Sì, il Bosco Nordio è un piccolo gioiello, è una cosa importantissima per il territorio e del territorio, quindi va sfruttata nel migliore dei modi. Noi ci proviamo. Durante alcune domeniche di apertura proponiamo delle attività, sono attività comunque legate dalla natura, ecco, dalla sostenibilità ambientale, e però spesso sotto forma di gioco. Diciamo che non è difficile inventarsi delle attività all'interno del bosco, perché il bosco propone davvero tanto. Per esempio, oggi faremo un'attività, visto che siamo vicini alla Pasqua, e abbiamo proposto ai bambini di pitturare le uova, però lo faremo con dei colori naturali, quindi estratti da componenti vegetali, da bacche, dalla cipolla, eccetera. E così via. Le prossime attività saranno invece per Pasqua picnic a volontà, visto che lo spazio c'è. E a Pasquetta invece la caccia alle uova, così i bambini impareranno anche un po' di leggende, nel senso, perché ci sono le uova legate al coniglio di Pasqua, il coniglio non fa le uova, e lo scopriranno facendo questo gioco. E poi via, ce n'è per tutti i gusti, ci sono giornate dedicate ai fotografi, giornate dedicate a chi vuole pitturare, giornate a chi decide di diventare esploratore per una domenica, quindi davvero per tutti i gusti. Beh, le attività sono soprattutto per i bambini e soprattutto per loro, in modo che possano crescere già da piccolini, insomma, con quella che è la cultura della natura, la scoperta di quello che è il territorio che hanno anche vicino casa, e la scoperta di quello che magari anche non si vede. Penso a uno dei laboratori che si chiama Entomo Safari, quindi un laboratorio alla riscoperta di quelli che sono gli insetti, piccoli insetti che magari noi non vediamo, comunque non ci diamo peso, però in realtà ci sono e sono molto utili, quindi anche per questo. Poi ovviamente anche gli adulti sono i benvenuti, e anche è un piacere vedere che anche loro, insomma, partecipano e tante volte scoprono cose che magari non sapevano, insomma, ecco. Non ci sto mai. Oggi coinvolgeremo i nostri bambini nell'attività di colorazione delle uova in occasione della Pasqua che si sta avvicinando, e colori naturali, e quindi estrapolati, diciamo, da piante piuttosto che appunto frutta, verdura, e quindi tutti i colori naturali. Da divertirsi. Assolutamente sì. Per colorare le uova, e posso dire per respirare un po' di aria fresca e buona. Esatto. Quindi sulla parte. Ah, quelle piccoline. Bisogna davvero avere questo qua. Avete spostato, e forse ne arriva un altro, perché in compagnia stanno meglio. Esatto, c'è il pollaio antivolpe. Dobbiamo vederlo, sì. Tutte, se avete tempo. Rimane incustodito durante la notte, sì. Dove ti dicevo prima, i partigiani che sono liberi nel bosco se la devono guadagnare la libertà. Che belli esemplari che avete. Sì, anche vecchietta, poverina. Il pancino non ama tanto i bambini, è tanto la confusione quando arrivano magari tutti insieme. Sì. Lei si nasconde. Spaventa, sì. Un po' scontro sete. Invece la Biri! La capretta. Accompagnata, o se no ve la perdete. Sì. Ci vuole il GPS. No, ma in realtà è molto brava. Sa tornare a casa. Conosce la strada. Sì, esatto. Lei sta mangiando, mi ha guardato, ma ha detto okay, no. C'è qualcosa di meglio. Eccola. Intanto per i bambini potete vedere come animali.
contatto, non li conoscono. È vero, fatti poi ti dirò anche che una volta c'era tanto più le fattorie didattiche e ci andavano molto più frequente. Il fattore Covid ha bloccato tutto questo tipo di conoscenza, per cui ci sono dei bambini che hanno bisogno di conoscere questa realtà. Acquistare il contatto ci sono già reintegrati con la natura, ma ne sono nate delle altre. Sono tutte opere. Non è mai uguale, si può venire sempre, insomma c'è sempre qualcosina di nuovo. Animali, quelli là, diciamo, predatori. Sì. Solo la volpe avete avuto modo di avere a che fare? Sicuramente il più grande sì, poi ci sono per esempio la parte di avifauna, quindi c'è lo sparviere che vediamo spesso. Lo vediamo e troviamo le tracce, perché lo sparviere è quel rapace con le ali molto incurvate che è adattate proprio a muoversi, volare velocemente tra gli alberi, e lui può nutrirsi di altri uccelli, cioè colombacci che ne trova iosa qua all'interno del bosco, anche altri animali, ed è famoso perché si nutre solo della parte nobile del petto, quindi tutto il resto è scarto. No, sì, però in natura non c'è scarto. No, è scarto per lui, ma c'è il corpo altro. L'albero morto è importante quasi come l'albero in piedi, come l'albero in vita, diventa cucina, diventa cibo per gli animali, per gli insetti che si mangiano il legno, e poi alla fine tornano a essere terra, quindi sono fondamentali per il bosco. I boschi tutti puliti. C'era una parte sospesa. Bello.